Buongiorno, siamo all'interno della chiesa di Sant'Agostino della città di Coridonia. Una lunghissima storia che verrà ora narrata dal professor Giorgio Quintili e dal priore della confraternita del Santissimo Sacramento, signor Michetti. Buongiorno a tutti. Sappiamo che questa chiesa ha una storia lunghissima, anche se recentemente restaurata nel 2007. Chiediamo a voi di raccontarci in maniera dettagliata e minuziosa la storia e tutto quello che comporta per la ricchezza della nostra città di Coridonia. Allora, cominciamo con Giorgio Quintili, la parte più antica, poi Piercarlo. Questa storia, come ha detto Katia, è abbastanza lunga e comincia praticamente nel 1368, quando, non sappiamo perché, nel documento c'è scritto solo questo: Montolmo, in rotta con la Santa Sede, ma in rotta non si capisce di preciso perché, anche per il fatto che Coridonia c'aveva un attaccamento forte alla Chiesa. Infatti sono veramente Montolmo di fedeltà alla Chiesa colmo, dicevano. E non sappiamo che hanno fatto. Hanno distrutto, incendiato e distrutto la Chiesa di Santa Maria delle Strade e l'annesso monastero dove abitavano i frati eremitati di Sant'Agostino. Questa era una parrocchia alle dirette dipendenze dell'arcivescovo di Fermo. Naturalmente, di fronte a questo fatto, l'arcivescovo non è che è stato con le mani in mano e ha obbligato la comunità di Montolmo, con pene severissime, tra cui la distruzione del castello, la ricostruzione di questa chiesa all'interno delle mura cittadine prima possibile. E allora non è che i vescovi scherzavano, perché tante zone venivano distrutte con poco tempo. E allora è stata multata, chiamiamola così, ogni famiglia, dicono ogni cammino fumante, quindi ogni famiglia di un soldo. E in più, per 3 anni, ogni famiglia doveva pagare al comune 15 soldi. Il problema più grosso era all'interno delle mura, dove trovare uno spazio per costruire una chiesa. Perché nel 1300, più della metà, qui Coridonia scoppiava. Era praticamente impossibile farci delle costruzioni se non demolendo le altre. Infatti, che hanno fatto? L'unica possibilità che c'era: abbattere la vecchia chiesetta di San Lorenzo, che stava in questa posizione qui. C'era anche un orto di proprietà, pensate, del monastero di Santa Apollinare in Glassia di Ravenna. Come c'era lì storto questo pezzo di terra, non lo sappiamo. E la costruzione cominciò qui. Quindi la chiesa, ma non più San Lorenzo, ma la chiesa dedicata a Sant'Agostino, con la parrocchia di San Lorenzo. Più tardi, Ilario, più tardi, San Lorenzo. Perché? Perché c'era questa chiesetta di San Lorenzo. Nel 900 dopo Cristo, sì. E chi la gestiva? La gestiva questo gruppo di religiosi eremitati, si chiamavano di Sant'Agostino. Poi che è successo? È successo che nel 1725, con questa parrocchia doveva essere spostata a Colbuccaro e venne aggiunta non sempre solo, su disposizione del vescovo questa. sì, ma anche Sant'Ilario, che è una chiesetta che stava fuori Porta de Saiano, praticamente lì dove sta lo studio dentistico De Verini. E questa parrocchia venne portata
Lazio nel 1725. Perché dicevano che questo fiume Fiasra spesso era in piena e non riuscivano i sacerdoti ad attraversarlo per portare magari l'estrema unzione alle persone che stavano per morire oppure i sacramenti. E allora, ma anche prima c'era stata una cosa importante per questa chiesa, perché in base a un decreto del Papa e una bolla chiamata Instaurante del 1653, i conventi o i monasteri che avevano meno di 6 persone dovevano essere chiusi, e praticamente i 4 agostiniani che stavano qui furono costretti a trasferirsi a Tolentino, e qui la parrocchia venne data a un sacerdote secolare, Don Filippo Bartolazzi. E proprio in questo momento la confraternita non si chiamava allora del Santissimo Sacramento, del Corpus Christi. Siccome si trovava là in piazza, nella chiesetta che era piccoletta di Santa Maria del Gesù, e ci avevano dei locali abbastanza esigui, approfittarono per dire: non ci stanno più, perché non ci date la possibilità anche a noi di venire qui? Anche perché qui era nata, sempre ad opera degli agostiniani, alla fine del 1300, la confraternita della morte e della preghiera, che ci aveva un altare. Io penso, da questa parte, da quello che dicono adesso, la chiesa, come dice Pier Carlo, non la vediamo più come era, con una tela di Pier Simone Fanelli. Poi nel 1681 si sono trasferiti là nella chiesa di San Michele Arcangelo, si sono portati via tutto, e qui è venuta piano piano e si è inserita la confraternita del Santissimo Sacramento, che era formata in maggioranza da gente ricca. Quindi hanno pensato, e ne erano tanti, cento anche che qualcosa di cento confratelli, ancora qualcosa di... E hanno pensato... si adoperavano non solo con le semplici processioni che vengono svolte adesso, ma qual era il ruolo? La funzione principale della confraternita, che poi ha mantenuto fino all'Unità d'Italia, erano soprattutto la lotta all'usura. Infatti questo lo ritroviamo anche nella data di fondazione, 470, le prime documentazioni economiche sono del 1520. Comunque, da alcuni documenti risulterebbe che la fondazione avvenne nel 1470 e dintorni, perché proprio ci fu, dopo la grande crisi del 1433 con la distruzione delle mura, si ebbe un grosso periodo di crisi soprattutto economico. Intervennero i famosi banchieri, soprattutto i banchieri ebrei, e si applicò parecchio l'usura, ridusse alla fame parecchie famiglie di Corleone. A questo punto si creò questa confraternita proprio per la lotta all'usura, quindi con prestiti facilitati, anzi addirittura da una ricerca che ha fatto Giorgio possiamo dire che i primi 2 o 3 anni non si chiedeva, nella prima fase non si chiedevano neanche interessi, prestiti magari su pegno, e questi riuscirono in qualche modo a superare la crisi. Altra funzione importantissima era la costituzione dei conti frumentari, quindi c'era l'obbligo di conservare derrate alimentari di diverso tipo, parliamo di grano, orzo, fave, proprio per la distribuzione, per due motivi: per la distribuzione alla gente povera e per permettere ai contadini, soprattutto ai piccoli contadini che durante il periodo di carestia consumavano le loro scorte, per avere la possibilità delle semine a prezzi ragionevoli praticamente. Tanto è vero che c'era un'antica e simpatica tradizione che diceva che chi aveva avuto in prestito queste sementi doveva restituire la stessa quantità più una misura molto, molto simpatica, viene chiamata la jumella. La jumella era quando grano come veniva contenuto nelle mani giunte. Soprattutto la carità era organizzata in modo molto molto severo, come anche
Giorgio l'ha attestato in alcune sue ricerche, si doveva fare la carità in un giorno preciso della settimana, il confratello deve essere completamente vestito con il cappuccio, abbiamo ritrovato anche, che non sono solamente della buona morte, anche i nostri abbiamo ritrovato con gli occhiali, con gli occhi. Cappuccio perché? Perché non doveva essere la carità, il motto era che non sappia la sinistra ciò che fa la destra, quindi nessuno doveva sapere chi dava l'elemosina, e la pena se le prese venne molto severo per quelli che si approfittavano di queste cose, qualche confratello che si approfittava per farsi riconoscere, per avere magari poi un riscontro. Quindi la vera fratellanza. Assolutamente era vietato farsi riconoscere, e anche l'ora della distribuzione era, se diciamo, fra lume scuro, fra l'Ave Maria e Natra. Sì. Cioè, all'ora del tramonto, capito bene? No, doveva essere scuro. Scuro, fra lume e scuro. Tra lume e scuro. Quindi, in modo tale che non ci doveva essere contatto diretto fra il beneficato e colui che dava la carità. Anzi, io ho visto per la confraternita della morte della preghiera, sì. Se veniva scoperto che questa persona si faceva riconoscere, in base dopo magari a chiedere qualche prestito, qualche cosa in cambio, veniva denudato la parte superiore e davanti all'altare veniva fustigato e cacciato dalla confraternita. Tanto è vero che si conservano ancora loro, se no nell'altro, lo scudisso con cui veniva questa punizione. Sono i primi qui. È bene ricordare queste cose. Questi erano i flagelli, il flagello con cui veniva frustato il confratello inadempiente. Molto interessante ricordare come veramente era la vera carità. Nella riservatezza, come dice il Signore, ognuno sta nella sua stanza e preghi. Nessuno deve sapere. E così è la condivisione, così è l'amore e così è la carità. Prego Giorgio, ti abbiamo interrotto con le confraternite, però ci tenevo proprio ad avere queste informazioni. La storia è importante. Se dobbiamo tener conto che tutte e due le confraternite in qualche modo, poi sono tuttora tornate a condividere la gestione di questa chiesa, perché in questo momento non siamo solamente noi. Dalla riapertura della chiesa, quindi dal 2007, i confratelli della Buona Morte gestiscono con noi l'intera struttura. Quel crocifisso lì è un crocifisso strano, fino agli anni 86, mi pare l'anno 86, era tutto dipinto di nero, e durante la processione del Venerdì Santo lo portava mio cognato. Ci siamo fermati qui in piazza c'era la predica, diciamo così, ci si fermava per la predica, e l'aveva accostato la fontana. Un membetto gli è passato sotto, è caduto tutta quella parte di sopra, e si era scrostata ed è scappato fuori, che non solo era nero, ma c'era anche la parte dorata sotto, che poi dopo è stata restaurata a Monte Giorgio. È strano perché, guardate, il corpo è molto piccolo in corrispondenza delle braccia, e anche le braccia in corrispondenza delle gambe. Poi è un crocifisso che non ha il corpo dell'angelo. Strano, perché tutti i crocifissi hanno questo corpo dell'angelo, e questo non ce l'ha. Com'è strano anche, adesso potremo passare lassù per vedere anche le piccole stranezze, diciamo così, le curiosità. Questa è una tela dipinta da Filippo Ricci, che era un pittore germano. All'inizio stava qui sull'altare, poi mi pare nel 1911 fu fatti dei lavori, ricavata una nicchia dietro, perché a posto della tela
ci hanno messo la statua in legna di Sant'Agostino. Poi nel restauro è stato fatto, si è ripensato di rimettere su quello che c'era prima. Che cosa rappresenta questo quadro? Quella è la circoncisione di Gesù. Ma se andiamo lì vicino, una curiosità così, giusto per dire anche questo. Giorgio, che cosa rappresenta questo dipinto? Allora, è il dipinto di Filippo Ricci, che era un pittore di Fermo, rappresenta la circoncisione di Gesù e la tela viene dalla chiesa di San Pietro. La curiosità, tante volte noi andiamo a vedere però così, il sacerdote che tiene il coltellino che serviva per fare questa circoncisione, cioè un taglietto sul pisellino, gli ha fatto gli occhiali, come se volesse dire, no, stai attento perché questo è una persona importante. Ecco, diciamo così, giusto per la curiosità, ma perché gli ha fatto gli occhiali, lo sa solo Filippo Ricci. Allora, dicevate prima che all'origine questa chiesa aveva una forma quadrata e quindi molto più allungata rispetto all'attuale. Non c'erano quindi 5 dipinti, ma probabilmente se ne aggiungevano altri 2. Circa questi dipinti, cosa possiamo dire, priore? Dunque, di questi dipinti, diciamo, le opere maggiori sono questa con bambino San Paolo e San Nicola da Torentino, che poi, come ci ha detto Giorgio in altre occasioni, è solamente parziale il quadro, nel senso che non si sa per quale motivo è stato mutilato, è stato ripiegato e dietro ci sarebbero altre due parti con altre raffigurazioni. Questo è del Gismondi, un pittore del 600, perugino ma di scuola romana. Questa qua è un'ascensione di cui invece si ignora l'autore, questa pala qui. Teniamo conto che queste erano pale di altare, questi prima c'erano fino alla riforma conciliare, qui c'erano gli altari laterali, questi qui erano pale di altare. Poi invece abbiamo da questa parte la conversione di San Paolo del De Magistris. Del De Magistris, De Magistris il minore, il fratello minore di Caldarola. Lo stesso autore ha concepito, ha fatto qua la Natività. Mancano naturalmente, proprio come diceva la conduttrice prima, lo spazio di 2 altari, i quali avevano come pala d'altare da un lato la Madonna del Da Bologna, che ora è conservata presso la Pinacoteca parrocchiale, dall'altra parte c'era la Madonna del Crivelli, lo stesso conservata nella Pinacoteca parrocchiale. Sappiamo che il Da Bologna fu ordinato, venne ordinato all'autore dai frati agostiniani ancora presenti qui, mentre il Crivelli è venuto invece dalla chiesa della Madonna della Misericordia o del Gesù, che era la sede originale della confraternita, è stato ordinato, è stato fatto su commissione dall'allora priore Ferri.